era un modo in arabo per portare la persona a essere più vicino, quindi un modo di discutere, un modo di parlare molto un po' intimo, un po' morbido. Ha cominciato con questo, poi andava di questo all'aggressivo, all'insulto, eccetera. Il Nabi sallallahu alaihi wasallam ascoltava questo con attenzione, e l'ha guardato bene, e si è stato vicino di lui, e poi alla fine ha detto: se tu hai finito il tuo discorso, posso risponderti. Prima di tutto le ha chiesto: hai finito o no? Quell'uomo ha detto: ho finito. E la risposta ha detto: allora, ya Abel Walid, nome, il suo nome, padre di Walid, senti di me. E l'altro ha detto: fa. Il Nabi alayhi salatu wassalam ha cominciato a recitare versetti del Corano. Quest'uomo non ha sopportato. Smetti, smetti per favore, smetti. Smetti con tutti i legami che abbiamo tra noi. Non ha potuto sopportare il Corano, perché questi versetti erano versetti che portano risposta e che danno anche un avvertimento a che gente che non cercano di essere, non cercano il haq, non cercano la verità. Quindi si è scappato, non ha voluto anche ascoltare il messaggio del Corano. Per finire questa storia, quest'uomo ha tornato a Quraysh. Dopo questa storia, dopo questo avvenimento, lui è tornato alla gente che l'hanno mandato. Subito, la gente da Quraysh, quando l'hanno visto, hanno detto: guardate, questo è tornato con un'altra faccia. Non è la faccia con quella andato a incontrare Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanno notato che lui è tornato con un'altra faccia, un altro spirito, un'altra immagine. E subito hanno detto: ya Abel Walid, cosa ti ha portato di bello? Che novità c'è? Sentite bene la sua testimonianza: non è musulmano, uno mandato di Quraysh. Provo di seguire parola con parola. Ha detto: ya ma'ashara Quraysh, giuro con il nome di Allah, non ho mai sentito parole del genere. Giuro con il nome di Allah che questo non è poesia, non è magia, non è astronomia, quelle visioni, eccetera, le previsioni, eccetera. Astrologia. Astrologia, scusi, grazie. O gente di Quraysh, dovete obbedirmi, sentitemi bene. Cosa che ha detto quest'uomo adesso? Sentite bene e prendetemi come garanti. Lasciate quest'uomo in pace a fare quello che lui vuole. Subhanallah. Giuro con il nome di Allah che quello che ha recitato, quello che ha detto, quello che mi ha detto avrà un successo enorme nel mondo. Avrà un futuro enorme nel mondo. Magari la gente lo segue e voi l'avete abbandonato. Fate attenzione a questo. Ma se lui un giorno avrà questa possibilità e questo potere, il suo bene sarà il vostro bene.
Guarda, questo ha una visione molto lontana. Il suo bene sarà il vostro bene. Il suo onore sarà il vostro onore. La sua felicità sarà la vostra. E voi in quel momento potete essere i più felici della gente. E cosa hanno risposto? Mi ha detto qual è io. Oh, col nome di Allah giuriamo che ti ha messo la sua magia, che ti ha toccato con la sua magia. E lui ha detto alla fine: questa è la mia opinione, fatti quello che volete. Si è ritirato. Non è diventato musulmano a quel momento, non mi sembra neanche dopo, però questa è una grande testimonianza a favore di il nostro profeta Ali Sotto Selam e a favore soprattutto del Corano, che lui ha risposto in questo modo. Secondo punto, e finisco inshallah per stasera, dopo questo avvenimento Abu Talib, che è il zio del profeta sallallahu alaihi wasallam, ha saputo che arriverà un attacco forte e grave contro Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contro l'Islam, effettivamente. E quindi per questo ha cominciato a preparare tutta la sua famiglia per proteggere, per mantenere la loro parola e per essere a fianco e vicino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. È vero che dopo questo avvenimento non ci fermiamo qua, però sappiamo che dopo questo è arrivato la decisione di Quraysh per fare l'embargo, per fare quel patto, quell'accordo che metteva in grandi difficoltà non soltanto i musulmani, ma anche tutta la tribù di Bani Quraysh, di Bani Hashim, tutta la tribù del profeta sallallahu alaihi wasallam è stata, come si dice, punita, perché la guerra è diventata una guerra generale contro tutto quello che ha legame con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E vediamo questo nei prossimi incontri, insomma. Qualche domanda, qualche... Dunque, era l'Islam di Omar che ha dato questa sicurezza alla gente. Non che Omar è entrato nell'Islam, ma il suo modo di comportarsi, il suo modo di vivere l'Islam, anche sì, che ha dato questa cosa. Anche sì. Lui stesso, prima di tutto, perché il suo nome non è niente, un grande nome, un grande personaggio. E poi soprattutto la seconda parte, la sua personalità. Quindi Omar stesso ha portato una visione nuova, diversa di altri Sahaba. Si permetteva di dire questo perché lui è sicuro di se stesso, ha avuto questo coraggio e ha portato questa interpretazione. Perché noi accettiamo di essere trattati in questo modo? Mentre che noi non siamo criminali, non siamo... Siamo a chiamare a una religione. Noi perché non possiamo dimostrare la nostra fede? Era questa la posizione di Omar radiallahu ta'ala. E davvero lui è entrato in azione con questo, ha portato il profeta sallallahu alaihi wasallam, lui e Hamza, e hanno potuto andare a fare anche il tawaf alla Kaaba per la prima volta nella storia dell'Islam. Quindi da quel momento l'Islam è uscito di quella fase invisibile nascosta a questa fase visibile. E la conseguenza di questa fase visibile è che hanno tentato di parlare direttamente col profeta, sì, e hanno usato questi toni che molta gente utilizza adesso. E noi abbiamo visto che il profeta sallallahu alaihi wasallam ha ascoltato e ha risposto utilizzando il Corano. Sì. E la gente che utilizza il cervello ha capito che queste non sono parole di un pazzo, di un poeta, di un astrologo. Giusto. Anche se poi si è causata guerra e tutto quanto. Giusto. Quindi, come principio, il profeta sallallahu alaihi wasallam mai esitato a discutere, a parlare, e soprattutto sapere chi davanti a lui. Il suo interlocutore, il profeta alayhi sallallahu alaihi wasallam, conosceva molto bene gli interlocutori. Quindi, a tutti i momenti, questo posso confermarlo,
a tutti i momenti dove il profeta aveva possibilità di dialogare, di discutere a qualcuno in modo diretto, era sempre così la reazione, il risultato.